In merito poi all'odierno svolgimento. Primo consiglio provinciale di Salerno senza il presidente Franco Alfieri, sospeso dall'incarico per 18 mesi dal prefetto di Salerno perché in carcere per presunti appalti truccati al comune di Capaccio, di cui è sindaco. Chi sperava nelle sue dimissioni è rimasto deluso. La maggioranza, attraverso il vicepresidente Giovanni Guzzo, che fa le veci di Alfieri, ha confermato la fiducia alla magistratura e al numero uno di Palazzo Sant'Agostino. Piena fiducia della magistratura e solidarietà umana e politica al presidente Alfieri. Chi vi parla non si è candidato per essere presidente, né tantomeno lo sarà. Il quadro normativo impedisce a chi non è sindaco di essere candidato presidente. Sono qua, siamo qua, con ogni consigliere della maggioranza per continuare un impegno forte e leale verso la nostra provincia e i suoi territori. Nel corso della seduta è stato nominato il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia. Si tratta di Agnello Gioiella, l'unico che nel prendere la parola ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sul caso Alfieri, chiedendo quale linea politica intende adottare il Partito Democratico. A replicarlo è stato il capogruppo del PD Francesco Morra. Il partito, ha chiarito, attende di capire se Alfieri intende dimettersi o meno. Fino ad allora porteremo avanti i provvedimenti urgenti e importanti per l'ente. Il Consiglio provinciale ha poi approvato, tra le altre cose, il bilancio 2023 e il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Questo ente è governato da una maggioranza coesa e forte che con impegno e passione continua a lavorare senza sosta per tutta la nostra provincia e per la sua crescita.